11.05, torniamo in diretta e diamo il buongiorno ad Alessandro Austini del Tempo. Buongiorno Riccardo, ciao Gabriele. E Gabriele sta tentando, sta tentando un collegamento. Sta lavorando. Per un collegamento. Senti, duplete? Duplete ancora veramente di una solidità stupefacente. Siamo stati a casa del duplete. E no, ma ci sta, perché scudetto al Napoli, Lazio in Champions e Roma fuori. E Roma fuori, ci sta. Ricordiamoci sempre. Eravamo partiti da un quintuplete. Che prevedeva Champions alla Juve, che purtroppo non può più essere. Coppa Italia alla Lazio, che purtroppo non può più essere. Europa League alla Grazio, alla Lazio, che purtroppo non può più essere. Il resto, domenica sera già potresti essere fuori, perché dai, diciamolo, può diventare una settimana di Mugugni. Domenico Mugugni, chi non conosce Domenico Mugugni? Non lo so, domenica decide tanto. Io ci provo a darmi un tono, no, Ale? Anche attraverso i tuoi consigli, non fare più canzoncine. Però poi ti dico, non è facile. Non ti voglio inibire, però. Non è facile alla mia età scrollarmi tutto di dosso. Io ho vissuto per circa 60 anni, 54, 55 anni, la convinzione di essere in credito con la sorte per tutto quello che ho sofferto da tifoso, perché ho sofferto veramente tanto, no? Sì. Ora io mi sto ponendo di fronte a questa cosa come di, però io allora di contro che cosa ho fatto di buono per vivere una settimana così? Perché io sto impazzendo, non voglio andare a scomodare entità superiori. A proposito di entità superiori, sai che Totti non è a Nyon? Sì, sapevo non andava. Che sapevi che non andava? Ho detto io sapevi che non andava, ma lo sapeva lui. Lo sapevo perché ho acceso la radio. Ti posso dire una cosa? Sei il numero uno staccato. Scusami. Questa mi è piaciuta. È vero. No, sei migliorato proprio tanto. E volevo dirti una cosa. Mi sto ponendo, dico, perché per me è una settimana. Che però non voglio andare a scomodare cose blasfeme, Dio è diventato romanista, cioè ancora devi lavorare tanto per diventare romanista, sono sincero. Però una settimana così, se me la fossi disegnata, acchittata, preparata, eccolo Gabriele. Ciao Ale, scusa, mi stavamo in redazione a sistemare delle cose, adesso forse riusciamo a sistemare anche perfetto, il 3-2-0. Vediamo, perfetto. Probabilmente non sarei riuscita ad acchittarmela così. No, e guarda, tu pensi se me la sono meritata da romanista, ti chiedi, no? Sì. Io invece mi chiedo come la sconteremo. Lo so che è il modo sbagliato di stesso pensare, pensiero però mio, guarda. È talmente strano, no? Che devo mettere impegno? Vivere dei giorni così intensi da tutti i punti di vista, che la storia romanista che ci dobbiamo togliere assolutamente di dosso, insomma, ti invita pure ancora un po' di prudenza a dire sì. Le cose possono andare male, perché tutto sommato la Roma in questo momento resta in un bivio, no? Cammina su un bilico, addirittura si è creato un bivio tra la stagione più grande di sempre, perché insomma vincere quella Coppa là vuol dire fare la cosa più grande di sempre, a addirittura restare invece fuori dalla prossima Champions. Cioè la Roma è entrata tra le prime quattro d'Europa e non sa se riuscirà a stare tra le prime quattro d'Italia, che è un paradosso assurdo. Però il calcio le regala queste stagioni double face, mi sentirei di dire. Guarda un po' che ti dico, double face. A me viene questo tempo, un double face. Le regala. Tra l'altro anche Liverpool e Real Madrid non vinceranno i loro campionati. Una cosa però te la posso garantire prima ancora che tutto accada, Ale. Qualsiasi cosa succeda, ti giuro che questa volta sarò in grado di non dire ecco là tutto a noi. Te lo giuro, perché qualcosa comunque è successo stavolta e non si può far finta che qualsiasi cosa, cioè oddio, a finale deve succedere che a finale stai in vantaggio 2-0 a 89esimo e perdi 3-2 dopo. Questo dovrebbe succedere per farmi dire. Ricordo che il regolamento del gioco del calcio prevede anche i calci di rigore, quindi insomma, le cose ne possono succedere. I calci di rigore purtroppo. No,
Ve prego. Fino in fondo. No, anche perché mi dispiacerebbe rimanere orfano, perché mi pare stavolta se muore di sicuro, cioè ne ha fatto dopo 40 anni un'altra volta di calcio di rigore in finale, morirà. Mi dispiace sta cosa, capito? Comunque, tanto per il calcio. Non parlerei della finale prima di conquistarla, perché sinceramente però non sai, mi pare, sai che ti dico, non mi pare neanche probabile. No, no, ma guarda, questo è un discorso io voglio che mantenere anche... la sì. Voglio continuare a pensare le cose con sì. la razionalità. Però la Roma è la peggiore squadra delle quattro, questo è verissimo, però è anche vero il fatto che siccome ci si arriva una volta ogni 40 anni e facci sognare. Sì, infatti tutto io vi qua. Lascio sognare. È come quelli che quando il giorno prima di Roma Parma io stavo in giro con la bandierona e mi dicevano: ah, perché parti, ma intanto fammi festeggia oggi, che domani mica lo so se festeggio. Dovete sognare. Io vi faccio la voce della coscienza, però mi prendo questa briga e vi dico, vi busso ogni tanto alle spalle e vi sveglio. Oh, ma anche Real Madrid, allora, numero uno del ranking e numero due del ranking UEFA, Real Madrid e Bayern Monaco. Bayern Monaco 72 punti, già campione, ha 20 punti di vantaggio sullo Schalke 04 e 21 sul Dortmund. Nel girone aveva Anderlecht, Celtic e Paris Saint-Germain. Agli ottavi ha strapazzato il Besiktas 5-0 all'andata e 1-3 al ritorno. E ai quarti, come sapete, ha vinto, seppure di misura, col Siviglia. Real Madrid 64 punti, è quarta nel proprio campionato, a meno 1 dal Valencia, a meno 4 dall'Atletico, meno 15 dal Barcellona. Ma diciamo che la Champions League è abbastanza un altro tipo di mondo per quanto riguarda i Blancos, che pure hanno subito in casa, e senza Sergio Ramos sono un altro tipo di squadra. Girone Apoel, Dortmund e Tottenham. Sergio Ramos non è stato ancora squalificato, però sì, però insomma si vocifera tutto che da vedere se accadrà. Agli ottavi ha affrontato il Paris Saint-Germain, ha vinto 3-1 all'andata e 1-2 al ritorno. Ai quarti la Juve, passando con il calcio di rigore di Ronaldo al 96esimo. Il Liverpool ha 67 punti in campionato, è terza in classifica, gli stessi punti del Tottenham, 4 di meno dello United e 17 di meno del City. Ok? Questo è quello che insomma ci aspetta nell'urna. Ma tanto quando peschi... Dobbiamo ricordare le formazioni? Sì, ne andiamo a riprendere. Che per insomma, esempio il Bayern Monaco gioca con... Beh, adesso non c'è Neuer, che non credo giocherà neppure la semifinale. Non sta bene. Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, che non mi pare male come difesa. Alaba hanno giocato loro l'altro giorno con Avi Martinez, diciamo unico mediano. Cioè loro giocano un 4-1-4-1, 4-2-3-1, non c'era Vidal, senza Guarda, Vidal. Ti do l'ultima formazione, Hurreich, sì. Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha, Martinez, sì, Martinez, Rafinha poi sì. Al suo posto è entrato, Niklas Süle, poi Robben, Rodriguez, Müller, Ribéry e davanti Bob Lewandowski, questa... Esatto, è una diciamo posizione, possiamo tutto rispetto... pensare di togliere uno tra, che ne so, tra Ribéry e Robben all'inizio, inserire Vidal e magari Müller si sposta largo o James Rodriguez si sposta largo. Io non credo che loro affronterebbero la Roma con questo 4-1-4-1, però insomma tanta roba, cioè rimangono fuori Thiago Alcantara, per dire. Cioè non abbiamo nominato, cioè questa è una squadra che c'ha dei giocatori incredibili. Lewandowski per me è Guarda, tra i primi 300 avanti. Ti do quella del Real, Navas in porta, chiaramente Carvalho, sì. Varane, ha giocato Vallejo l'altra sera, che è un giocatore giovanissimo del 97 al posto di Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro e Kroos, Isco, Bale e Cristiano Ronaldo lì davanti. Ecco, questa è la formazione che probabilmente più mi spaventa. Poi c'è Asensio, Benzema stava in panca, Lucas Vázquez che è poi entrato dopo, Kovacic, insomma la formazione di tutto rispetto, che tra l'altro in Champions League ha dimostrato negli anni di avere assolutamente una marcia in più, una di quelle squadre che poi... L'unica squadra della storia a vincere due Champions League di seguito, perché ha vinto le ultime due edizioni. Vi posso fare una domanda? Oggi quando ci saranno i sorteggi, no? Sì. Si sapranno già da subito le date andata e ritorno? Sì. Cioè la prima estratta giocherà in casa? Come funziona esattamente, Ale? La prima estratta gioca in casa e le date te le dicono dopo qualche minuto. Chi gioca l'andata martedì giocherà il ritorno mercoledì e viceversa. Le date sono 25. 24-25 aprile, sì. L'andata e 1-2? 1-2 maggio. 1-2 maggio. 1-2 maggio. In mezzo c'è Roma Chievo. Gli aerei già costano tanto per tutte e tre le destinazioni, se volete sapere. Pensate quanto costeranno tra due ore. E insomma,
penso che tanti romanisti vorranno andare. Non so quale settore ospiti è più quello del Real, è secondo più me. Quello del Real. Guarda, io sono stato sia, come immagino anche te, sia al Bernabeu che all'Allianz Arena. Sì. E due stati meravigliosi. L'Allianz probabilmente è un po' più moderno, certamente il Bernabeu, però proprio come dire, l'Allianz è incredibile. Si respira la storia. È incredibile. Ti racconto questo particolare che fa tanto ridere. Lì tu ci sei stato, c'eri quel giorno che abbiamo perso 2-0? E c'ero il giorno, non però il 2-0 che dici tu, ma l'altro 2-0. 2-0 quello con Ranieri. Ok, noi ti parlo sì. Quello di Rudy Garcia, tra l'altro con l'aereo che esplodò, tutta quella storia lì. Sì, tutta quella. E era il 2-0 quello. Sì, però anche con Ranieri ci hai perso 2-0. Ah, no, no. E poi, quello... poi vinsi 3. L'ultima due volte hai perso 2-0. Sì. Cosa dico? E poi hai vinto 3-2 al ritorno, però era il gironcino. E praticamente succede questo, che quando arrivi all'Allianz Arena, almeno per quanto riguarda la tribuna stampa, ti viene assegnato una sorta di steward che parla la tua lingua, quindi italiano per gli italiani, eccetera, eccetera, così ti può indicare tutto il resto. Io arrivo lì, da pipelletto quale sono, e mi accorgo di avere la presa dello strumento che utilizziamo per trasmettere, che ha 3 punte, e mentre lì invece, come in tutta Europa quasi, gli attacchi sono a 2. Quindi vado nel panico totale, viene voglia di piangere fortissimo, e vado da questo steward e dico: guardi, ho un problema. Lui mi guarda fisso negli occhi e mi dice: all'Allianz Arena non ci sono problemi, ci sono solo soluzioni. Io, ma chi era? E io dico: il Mobile Dream. Io dico: meno male. E poi gli faccio: guardi, c'ho la presa a 3 qua 2, ante posso aiutare. Ha incontrato Roberto Carlino Tedesco. No, ma quello io non vendo sogni, ma solide realtà. Oh, a me la battuta mi piace, ma cosa fa? Mr. Wolf di Pulp Fiction. Oh, io sono fatto così, a battuta e mi quindi piace. Quindi gli dico: guardi, io c'ho la presa a 3 e l'attacco è a 2. Ah, su questo non te posso aiutare. Ma come? Mi ha detto che c'hai solo soluzioni? 4-4-2, scusa. Ma alla fine abbiamo risolto, grazie. E va bene, ma d'accordo. Una scoppoletta. Però formazione Liverpool. Allora abbiamo Karius in porta, perché è un po' John Karius. Proprio lui, John Karius, perché Jurgen Klopp lo sta preferendo a Mignolet. Poi Alexander Arnold, un portiere che si chiama Mignolet, ma come fai? Ti sto dando la formazione contro il City, Alexander Arnold, classe 98, molto interessante. Van Dijk, Lovren. Van Dijk è quello che hanno pagato uno sproposito, no? È una cosa tipo 60 milioni. Sì, 85 milioni. Cosa brutta. Lovren. E Robertson a sinistra, anche lui scozzese, giovane del 94. Poi Georginio Wijnaldum, che non è per niente male, centrocampista centrale olandese. Milner, Oxlade-Chamberlain lì a centrocampo. Firmino, che mi è sempre tanto piaciuto, largo a sinistra. Poi Sadio Mané, Sadio Mané, che l'altro giorno Riccardo non riusciva a farsi una ragione che era un'altra persona rispetto a Sané. Sì. Non mi capacitavo. Sono diversi. Sì, beh sì, abbastanza, anche perché giocano in due squadre diverse, tra l'altro. Mané e davanti Momo Salah, che mi sembra il nemico pubblico numero uno, se sei d'accordo. Sì, a centrocampo può giocare anche Henderson. Sì, sì, ci sono. C'è Alberto Moreno, che è infortunato. Lallana infortunato, sì. Però insomma una squadra, secondo me la migliore squadra finora in Champions League, tu dici, però è la più abbordabile. Nomi alla mano sì, anche se devi andare ad Anfield a giocare, Anfield a giocare, no, è il rendimento contano le, certo, partite. Se devo eleggere la regina di questa Champions League, ti dico Roma. Liverpool, e poi metto a Roma. No, a Roma. Guarda, più del Liverpool ti faccio... Mi dici il girone eliminatorio del Liverpool? Il girone eliminatorio del Liverpool Lo hanno vinto Siviglia, Maribor? Facile. Sì, ma chi c'avevano? Che c'avevano Siviglia, l'equivalente? Siviglia, Maribor. Un girone molto più abbordabile. E allora che me stai a dire? A 3-0, 2-1 al City, cioè... è una roba. E sì, invece 3-0 al Barcellona, molto porta da casa. Che non ha ancora perso, aveva subito pochi gol fuori. Allora, Siviglia, Maribor e Spartak Mosca. Siviglia, Maribor e Spartak Mosca. Non un gironcino proprio difficilissimo. Negli ottavi, al quinto minuto dell'andata, erano già finiti. Hanno fatto 5 gol a Porto. Sì, Porto. Porto. No, mi sa che non era. Porto. Era Porto? Sì, perfetto. Il Porto. 5-0? 5-0. In casa loro? Sì, ti dico un'altra cosa, Ale. Facciamo un confronto tra l'età e il costo dell'undici di cui abbiamo parlato, quindi con la mancanza addirittura di Sergio Ramos per il Real, un po' di storie. La squadra più vecchia,
come sospettavo, è il Bayern Monaco, che ha una media età di 29,9 anni, quindi 30 anni praticamente, è la squadra più vecchia, quindi è quella più esperta, ma è quella che pure fisicamente potrebbe soffrire un po' di più. Anche il tecnico è molto anziano, perché parliamo di Jupp Heynckes, comunque un mostro sacro del calcio tedesco. E il valore della formazione che ha giocato contro il Siviglia era di circa 40 milioni di euro, calcolando che mancava Thiago, Bernat era in panca, una serie di altre, c'era anche Tolisso ad esempio in panca, vabbè, una serie di storie. Per quanto riguarda invece Real Madrid, età media 27,6 anni, costo dell'11 iniziale 56 milioni di euro, con l'assenza anche di Sergio Ramos. Per il resto mi pare la formazione assolutamente costo come? 56 milioni di euro. Tutta la squadra? Dell'11 iniziale, sì. Real Madrid? Valore, eccolo qui, guarda, valore di mercato 50, è quello che mi dice Transfermarkt, non mi sto inventando niente. Scusa, perché Ronaldo 55,91 milioni di euro, così distribuiti, così distribuiti. Keylor Navas 18, Casilla 6, Varane 60. Real Madrid costa così? Questi sono i valori di mercato. Non fanno che ci 55, oh, scusami. Ti dico che sto a 55. Ma la media? Oh, valore 11. Sì, la media. Ah, Gabriele. La media. Quanto costa Ronaldo? La media, Antarabia. Ah, la media. Cioè, ogni giocatore vale 55. Sommando tutti quanti il prezzo di tutti i giocatori, dividendolo per 11. La media è 55. Ok, scusate. No, pensavo che era la somma. No, mi sono spiegato male. Poi Liverpool l'abbiamo detto 26,1 la media di età della squadra, quindi molto giovane. Pensavo si fosse capito, perché con media età media, e valore dell'11 32,27 milioni, quindi anche proprio a livello di costi e a livello di è poco secondo te? No, dico non poco. Ah, non è poco, no. Comunque giocatori importanti, c'è Firmino, Salah, Mané, niente mica da ride. Poi vi posso dire che secondo me il fattore a vantaggio dell'Liverpool è l'allenatore. Cioè, se devo scegliere un allenatore dei quattro rimasti in corsa, mi prendo tutta la vita Klopp. Senza nulla togliere a Di Francesco, né a Zidane, che gli puoi dire a Zidane, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. E Heynckes pure è uno, insomma, che c'ha un curriculum niente male. Però Klopp per me è il genio vero anche di questa Champions League. L'uomo che ha distrutto Guardiola andandolo ad attaccare e non difendendosi. Sarebbe Roma-Liverpool, sarebbe una partita tatticamente intrigantissima. Intrigantissima, perché sono due squadre che tutto sommato fanno la stessa cosa. Liverpool forse lo fa con un'altra intensità. C'ha un giocatore come Salah che conosciamo bene, che male che va segna un gol a partita, ma di solito sono anche due. Però sarebbe conosciuto dai suoi ex compagni, non lo so. Roma-Liverpool mi sembra la più intrigante, ma è quella che non vorrei, francamente. Voi stavate facendo le squadre, cioè sì, il valore. Stavamo parlando delle squadre, avevamo fatto una media età e una media valore. No? Vi posso fare una domanda che comunque comprende il discorso che state facendo? Sì. Arrivati a questo punto, secondo voi sono i valori della squadra che hanno ancora importanza? Per esempio, io penso all'Italia della Germania 2006. Sì. Io non credo che fosse la squadra più forte. Era una squadra molto forte. Però secondo me la Germania era più forte, per esempio. E giocava pure in casa. Forse la Francia era più forte. Io dico che a un certo momento subentra un'alchimia dove non è più solamente la forza dei giocatori o della squadra che può fare la differenza. Non solo quello. Per esempio, io penso. L'entusiasmo, no, le cose. Penso ad una cosa. Dzeko, sì. De Rossi, sì. Kolarov, sì. Ma forse pure Nainggolan ci metto dentro. Anche Strootman volendo. Anche Strootman. No, Strootman già come metà. A Dzeko, De Rossi, quando gli ricapita un'occasione così? Oh, beh, certo. Gli può ricapitare Alisson. Fazio che c'ha 30 anni, certo. Quando gli ricapita. Allora io dico, il Liverpool mi sembra la squadra più in salute, fa il 4 gol a tutti, fa il 4 gol e c'ha sto giocatore quest'anno straordinario, poi magari lo sarà anche gli altri anni e non lo so. Il Real Madrid, la Juve ha dimostrato che andando su con una certa mentalità, per carità, poi c'ha quel fenomeno che te la può risolvere, ma c'aveva pure il Barcellona. Io vi domando più che altro, non vi dico, c'è la possibilità che subentrino altri fattori oltre alla forza reale? E comunque Di Francesco almeno una cosa me l'ha trasmessa: sa lavorare sulle squadre avversarie.
molto, sì. È chiaro che è il fattore su cui deve puntare la Roma, questa magia, questo incantesimo che si è creato. In questo senso sarebbe importante per me, a prescindere dall'avversario, che il sorteggio ti regalassi la gara di ritorno in casa. Io sono sempre d'accordo con te, sempre. Anche questa Champions League te lo dimostra, con lo Shakhtar, con il Barcellona. Giocare la prima fuori, la seconda in casa è sempre meglio, secondo me. Sì, per dire, non è poi sempre stato così. La Roma si è qualificata ai quarti le due volte precedenti giocando fuori, è vero. A Lione e a Madrid, no? Facendo delle gare intelligenti all'andata e poi giocandosela a viso aperto al ritorno. Dipende. Io in assoluto preferisco quasi sempre il ritorno fuori casa, però in questo incantesimo, per continuare questo incantesimo, ti sei qualificato col Karabag all'ultimo turno vincendo in casa, poi con lo Shakhtar sotto la curva, col Barcellona gol di sotto, cioè, la sud. Si creerebbe, no, anche all'Olimpico un'atmosfera particolare. Sarebbe bello giocare il ritorno. No, ma pensaci, Ale, quando si parla, no, dell'apporto che può dare il pubblico, questa Champions League, a partire da come ti sei qualificato per la Champions League con il gol di Perotti contro il Genoa al 90esimo, tutto in casa e sempre sotto curva sud. Perotti sotto curva sud, contro il Karabag sotto curva sud, Shakhtar sotto curva sud, l'altra sera due gol De Rossi e Manolas sotto curva sud. Bellissimo. Sono una serie di segnali che abbiamo sempre detto: l'Olimpico non porta benissimo, uno stadio che ha visto sempre gli avversari praticamente alzare le coppe, dall'Inter alla Lazio a chi volete voi. Il 26 maggio bisogna crederci perché mancano tre partite, due per qualificarsi alla finale, dopodiché sono 90 minuti o forse più in cui può accadere di tutto, si è visto, e ci sono anche le annate in cui la Cenerentola del torneo a volte arriva a vincere. È successo al Porto di Mourinho, che tra l'altro arrivò in finale contro il Monaco, è successo al Leicester di Ranieri dopo una cavalcata incredibile. Per quanto riguarda la nazionale del 2006, è vero che poi vince la Coppa del Mondo non da squadra favorita della competizione, ma è anche vero che i primi due turni, ottavi e quarti, becca due scartine, perché becca l'Australia, eppure soffre, Totti segna il 90esimo su calcio di rigore, l'Ucraina gli fa tre gol tutti a casa, la prima gara vera è la semifinale. Non è questo il caso della Roma, che invece ha fatto una Champions League da paura, perché, come avrebbe detto Guzzanti, no, che c'era il critico cinematografico, però... E perché elimini Chelsea e Atletico, anzi l'Atletico lo elimini, il Chelsea lo sorpassi durante il gironcino, batti lo Shakhtar che comunque aveva superato la squadra che gioca il miglior calcio d'Europa, che è il Napoli, batti il Barcellona del mondo, anche batti il Barcellona in quella maniera, 4-1 perdi all'andata e vinci 3-0 al ritorno. Ora tutto è possibile, è chiaro che alcune squadre sono un po' più abbordabili. Io continuerei a pensare che forse il Bayern Monaco sia la squadra tra le tre che potresti pescare e che potrebbe fare, e ti fa capire, no? Pensare, sì, che il Bayern Monaco possa essere abbordabile, ti fa capire il livello delle avversarie. Fai sto discorso a agosto. No, pensi, chiaro, che chiaro, speri, chiaro, di prendere il Bayern Monaco. La squadra un po' più vecchia, sì, un po' più vecchia, quella un pochettino più rilassata. Non è il Bayern Monaco di Guardiola, non è il Bayern Monaco di qualche anno fa. Vi faccio sta domanda: secondo voi le tre squadre oltre alla Roma, chi vogliono pescare? La Roma. Tutte ancora? Roma, sì. Io non so così, sì, sicuro, regà. Io non so così perché sicuro. Perché vuoi pensare all'Exploit? No, io non so così sicuro, perché se le regine della Champions, come dice Alessandro, e Liverpool e la Roma, e tu eviti la Roma come vuoi evitare il Liverpool. Quindi sto fatto che ancora il bonbon poteva essere bonbon giustamente per Barcellona e noi ci siamo rimasti male, ma ci stava che noi fossimo il bonbon per Barcellona. E adesso mica lo so più. Adesso tu non hai visto più le immagini a fine primo tempo di Iniesta che si rivolge ai suoi compagni, Ale? No. Praticamente loro stanno passando nel sottopassaggio per tornare dentro il terreno di gioco. Iniesta si gira verso, in spagnolo, si gira verso i suoi compagni e dice: oh regà, ma che stiamo a fare? Se continuiamo così la perdiamo sicura. Sì, e che infatti, potevano, però pensavano di perdere. Sì, sì, pensavano. Sì, sì, proprio così, in spagnolo. Regà, lui ci ha messo a S. Oregas. No, però pensava di perdere la partita, non la qualificazione. Invece ha perso tutte e due. Poi vi dico un'altra cosa. Giustamente noi stiamo esaltando la stagione di Salah, indiscutibilmente. Certo, come fai, certo, a non esaltare uno che fa gol importanti? Non solo ne ha fatti tanti, ma fa gol che spostano, no? Giusto? Guarda, ne ha fatti. Però io ti dico una cosa: 29 in Premier League, 8 in Champions e uno nella qualificazione della Champions League. Non, non fosse altro, togli la carriera, prendimi l'ultima prestazione di Dzeko. Oh raga, io mi sono rivisto un'altra volta la partita. Sì, no, ma questo ha fatto fare capocciate a un Titi e Piqué.
Questo gli ha fatto, non lo hanno mai preso. Forte, mai. Tecnico, intelligente, coraggioso. Ah, raga, gol e rigore, che avrebbe fatto pure gol. E poi ricordati. E allora ci pensi ad andarlo ad affrontare sto momento? Ci pensa l'allenatore a come marcarlo? Ricordati che Under è più calciatore di Salah. Vabbè, tu perché sei molesto, purtroppo. Tu sei molesto e giustamente. Tempo, allora, poi se ti dicono basissonetta da rabbi, vabbè. Ora è passato qualche giorno, ne possiamo più parlare. Calciatore, non più forte. Più calciatore. Io sono d'accordo con Alessandro. Ma ne è. Ma Riccardo, la domanda. Allora, ascolta. Sì, è una, considerazione che può essere. Senti che ti dico, persino condivisibile. È blasfemo dirla adesso. Ah, cioè, è stata avvantaggiata, no? Ma pure un mese fa, cioè, sì, lo dite tra un anno. Guarda, voglio piamme le botte con voi. Pure secondo me, come dite voi. Ma è blasfemo dirlo nell'anno in cui Salah sta a fare 50 gol e sta a portare il Liverpool in finale. Alla domanda che tutti quanti si fanno, ma con questo Salah la Roma avrebbe vinto lo scudetto? Io rispondo, ma con questo Salah l'anno scorso perché non hai vinto lo scudetto? No, con questo Salah, perché non era questo Salah qui. Salah è quello che a Bergamo si nasconde perché deve andare a giocare la Coppa d'Africa. Non ce la dimentichiamo sta cosa qua. Con questo Salah, aspetta, è uno che ha sempre dato tutto alla Roma. Ale, ricordati le parole di Spalletti. Io saluto sempre, chiaramente. Ciao mister, dove stai? Ma comunque, ricordati le parole di Spalletti che ha detto: l'ho tolto perché. Posso dire una cosa? Ve lo ricordate che io non ero proprio un grandissimo estimatore, perché a me piacciono i giocatori intelligenti. L'ho amato sempre. Salah? Sì, tantissimo. Ah, no. Si capiva che io, insomma, ero un po'. E io mi ricordo che contro il Po. Sti Salai. No, cioè, a me piacciono i giocatori intelligenti. Non giochiamo Gervinho Salah, ci stanno 10 categorie. Non c'è paragone, è vero, è vero. Non giochiamo, quello non manco c'ha i piedi, Gervinho pure, basta. Con l'altro. Io ho sempre apprezzato il comportamento di Salah, il suo essere sempre assolutamente dentro un sistema, persona seria e tutto quanto. Il contributo, perché alla fine è 15 gol un anno, 15 gol un altro, gli assist, secondo me calcisticamente non è intelligente. Ma sto a rischiare di sta cosa, perché certo. Ma lo dicevo quando stava a Roma, no? Perdonami. Ricordo che la Roma di Salah e Dzeko ha giocato gli ottavi di Champions contro Real Madrid. E nemmeno una brutta partita, 0-2 a zero. Vabbè, però così. E Salah lì al Bernabeu si mangiò parecchi gol, devo quindi dire. Non è vero che vincevi a Marco Valerio. No. Ma Salah è stato il pretesto per sfondare tutto. Guarda, ma tu mica eri giornalista che eri un anno fa o due anni fa, no? Si cresce. Lo stesso vale per Salah, che tra l'altro sta facendo benissimo in Champions League. Però è pure vero, come ci spiega sempre Ubaldo, che giocare in Premier League è un altro tipo di roba. È un altro tipo di roba. Lui poi sta facendo un anno perfetto, incredibile, per me irripetibile. Sta capitalizzando tutto quello che ha imparato in Italia negli anni. Ale, ma vogliamo. Allora, diciamo che ho parlato con una persona che è parecchio inserita nella Roma, mettila così, va bene? E alla domanda. Le iniziali almeno. Eh? Le iniziali? Non te lo posso dire. Ma col nome? No, non ti posso dire niente. Alla nascita? Non ti posso dire niente. 83. Dizzo? 83. Detto questo, ho detto, ma sta Roma gioca così bene, cioè ha giocato bene col Barcellona perché è stata una serata, perché eravate belli concentrati, erano tutti belli concentrati, eravamo tutti quanti concentrati, oppure perché c'è stato un cambio modulo? Entrambe le cose. Perché se Dzeko gioca quel tipo di partita, sono d'accordo con Dzeko, Daniele De Rossi, non credo che sia lui, ma ma se Dzeko gioca quel tipo di partita, sì, è anche perché, come ha detto Dzeko, alle sue spalle ha Nainggolan e Patrick Schick. Sbaglio? No, non sbagli. E perché De Rossi e Strootman potevano pressare partendo 10 metri più avanti, avendo le spalle più coperte da un difensore in più, perché Fazio ti diventava una variabile difficile da controllare alzandosi col pallone, è andato al cross Fazio spesso. E queste sono le notazioni tattiche. Poi c'è l'altra questione, no? Il carattere, la concentrazione, i calci di Juan Jesus, che servono pure quelli per vincere le partite, la determinazione incredibile
di Dzeko, di tutti gli altri, Strootman che ti tira fuori una partita davvero Strootman finalmente, con continuità pure nel secondo tempo, nessuno che è calato, avete visto giocatori calare? Io no. Io temevo un crollo a un certo punto, perché dicevo, no, ma la cosa bella, e poi approfittiamo per salutarti Alessandro, è che i giocatori che generalmente sono quelli che ti lasciano un po' perplesso sull'affidabilità mentale, sono quelli che non hanno sbagliato nulla e che hanno dimostrato una personalità. Cioè è stato tutto troppo bello che qualche domanda te la poni, no? Sarà così ancora? Però intanto godiamoci questo. Alessandro, grazie e buon lavoro. Non voglio il Liverpool. Buona giornata. Ciao Ale, più tardi. Ciao.